Slitta al 10 novembre la manifestazione degli amministratori di Abruzzo e Lazio riuniti in comitato a Roma per la questione autostrade. Slitta per l'indisponibilità del piazzale davanti al MIT, ma venerdì prossimo alle 10 i sindaci si sono dati appuntamento lì per protestare contro la mancata convocazione del tavolo, ma anche perché è buio completo, secondo il sindaco di Carzoli, Velia Nazzarro. Nel frattempo non abbiamo avuto alcun riscontro da parte del Ministero alle nostre richieste di convocare il tavolo tecnico e di dare delle risposte alle nostre istanze. Oltre 100 sindaci non meritano neanche una risposta. Per sentito dire sappiamo che ci sono in corso delle trattative tra il Ministero e Strada dei Parchi per il ritorno della gestione di A24-A25 a Strada dei Parchi. Una cosa è certa, non accetteremo delle decisioni calate dall'alto contrarie agli interessi dei nostri cittadini, dei territori che rappresentiamo, quindi noi pretendiamo di sapere che cosa si intende fare per garantire la sicurezza delle nostre strade e per garantire un equo pedaggio. Noi non ci fermiamo, andiamo avanti con la nostra battaglia. Nonostante le rassicurazioni del ministro Salvini, i sindaci vogliono risposte concrete alla loro battaglia contro gli aumenti dei pedaggi di A24 e A25 per la messa in sicurezza. L'unica rassicurazione del resto è stata che i dirigenti sono al lavoro per trovare soluzioni. Intanto a livello di aule giudiziarie si è tenuta un'udienza a Pescara del processo per presunte inadempienze di Strada dei Parchi nella manutenzione dei viadotti della A25 nel tratto pescarese. Il perito in sostanza anche qui scagiona Strada dei Parchi, sostenendo che non c'era pericolo di crollo. Già le sentenze dell'Aquila e Teramo avevano assolto gli imputati di Strada dei Parchi con formula piena. Le limitazioni, insomma, alla circolazione erano state fatte in via precauzionale. Ora la palla passa all'udienza del prossimo 8 febbraio con la requisitoria dei PM, le richieste delle parti civili e le arringhe dei difensori degli imputati. La sentenza è prevista per il 24 febbraio.